L'autorità di audit è all'interno della Regione Marche una delle tre autorità che opera per verificare che la spesa del POR, quindi FSE e FESR, sia correttamente attuata. Quindi nello specifico l'autorità di audit fa da garante nei confronti della Commissione europea del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR. Quindi qualcosa facciamo noi? Sostanzialmente controlli di secondo livello sull'attività che l'autorità di gestione pone in essere e lo facciamo sia proprio su come lavora l'autorità di gestione, ma anche controlliamo le singole operazioni. Quando parlo di operazioni, parlo dei singoli progetti che sono di fatto poi quelli che vanno a incidere sul territorio perché sono fisicamente i soldi che il POR, la Regione Marche, dà ai beneficiari. E questo appunto lo facciamo in due tipi di attività, un'attività ordinaria che si poi chiude e si conclude con la redazione di un documento che si chiama RAC e che noi mandiamo tutti gli anni alla Commissione europea, che dà la garanzia del corretto funzionamento del sistema. Quest'anno però c'è stato un highlights, diciamo così, ossia c'è stata una sorta di sorpresa che è stata fatta anche a noi controllori, perché noi controllori siamo quelli che controlliamo i colleghi della Regione Marche, ma a nostra volta veniamo controllati. Da chi veniamo controllati? C'è un controllo in itinere che viene fatto ogni anno dal MEFFIGRUE su alcuni punti di controllo che si chiamano requisiti chiave. E poi quest'anno appunto ricevuto la visita ispettiva, di fatto, della Commissione europea che è venuta in loco, ci ha chiesto prima dei documenti che abbiamo mandato via email sostanzialmente, poi sono venuti in loco e hanno ripercorso passo passo i controlli che noi avevamo fatto. Quindi quando io parlo normalmente anche con i colleghi della Regione Marche, noi siamo visti certe volte anche un po' come quelli che arrivano a progetto fatto, che vanno un po' a rompere le uova nel paniere. In realtà questo in parte è vero, d'altra parte però bisogna capire che il nostro ruolo è un ruolo importante da questo punto di vista perché anche noi siamo controllati. Quindi poi quando la Commissione europea e o il MEF controlla l'autorità di audit, bisogna essere in grado di giustificare le scelte che abbiamo fatto, i nostri controlli, per avere a noi a nostra volta un rating positivo, perché nel caso di rating negativo e quindi di controlli da parte nostra fatti male, ci viene dato un punteggio che è negativo, non è il caso nostro, però verrebbe dato un punteggio negativo e quindi questo comporterebbe un risultato assolutamente negativo sulla pelle delle persone, sulla pelle della Regione Marche, perché questo si tramuterebbe in una chiusura dei cosiddetti rubinetti, cioè la Commissione europea. Se ha sentore che il sistema di gestione e controllo di un determinato programma operativo non funziona, non dà più i finanziamenti e quindi questo chiaramente avrebbe un risultato, una ripercussione assolutamente negativa sui conti della Regione Marche e anche sui beneficiari. Quindi l'autorità di audit ha una sorta di Giano bifronte, controllore e controllato.